Buonasera a tutti e ben ritrovati. Siamo in questa settimana pre-natalizia e quindi mi piaceva proporvi qualcosina da portare in tavola in questo periodo di feste, di Natale, di ultimo dell'anno. Diciamo che normalmente non manca mai la frutta, frutta secca, frutta caramellata, frutta ricoperta. In questo caso oggi faremo delle scorzette di arancia ricoperte con il cioccolato fondente, che può essere un'idea molto piacevole da servire appunto a fine pasto, ma anche, perché no, preparare dei piccoli sacchettini da regalare agli amici, no? Tante volte si regalano magari dei sacchettini di biscotti, così per fare qualcosina di diverso prepariamo queste scorzette d'arancia. Do un'occhiatina e qualche saluto iniziale, poi cominciamo con la presentazione, diciamo, del procedimento. Nancy, buonasera, ciao Italo, benvenuto. Luisa, Marilu, buonasera. Ok, allora tolgo un attimo i messaggi così vedo se si prende a pieno campo. Anche voi, se volete vedere a pieno campo, trascinate sulla destra tutti i messaggi. Allora, vi faccio vedere gli ingredienti, poi comunque li troverete scritti poi a fine diretta. Allora, mi servo di un'arancia. Poi abbiamo 125 g di zucchero, 125 ml di acqua e 50 g di cioccolato fondente. Quindi pochi ingredienti, anche molto facile. Io oggi vi do così le dosi per un'arancia, che insomma è una porzione da servire a tavola. Chiaramente, se avete bisogno di farne qualcuna in più, basta raddoppiare le dosi. Allora, passaggi. Dunque, ci mettiamo i fuochi, giro un attimo così vi faccio vedere. Ci serviamo di due pentoline. Allora, in una andremo a versare i 125 ml di acqua e i 125 g di zucchero. Adesso vado ad accendere in modo che lo facciamo un pochino bollire e sciogliere lo zucchero. Mentre nell'altra pentolina, cosa faccio? Sciolgo a bagnomaria il cioccolato che ci serve poi per ricoprire queste scorzette. Allora, ho messo nel pentolino dell'acqua e utilizzo, così vedete, un vasetto di vetro con dentro appunto i 50 grammi di cioccolato. Lascio qui che si scioglie, magari alzo anche un pochino il calore così è subito pronto. Allora, ci giriamo da questa parte, vediamo se nel frattempo si è collegato qualche altra amicizia della pagina. Adesso vediamo. Ciao Pino, buonasera, benvenuto, ciao Enrico. Ok, cominciamo. Allora, prendiamo l'arancia, serviamoci di un coltellino che ovviamente dovevo avere a portata di mano, ma l'avevo lasciato dall'altra parte. Iniziamo e ci sbucciamo. Ovviamente l'arancia deve essere già bella pulita. E preleviamo così la buccia, cercando ovviamente di non prendere, cioè di prendere soltanto la buccetta, poi ovviamente se vi capita qualche pezzettino in più non cambia nulla. Ecco qua. Poi praticamente cosa si fa? Il lavoretto più lungo è quello appunto di tagliare le striscioline, quindi lì ci vuole soltanto un momentino di pazienza. Io giusto vi faccio vedere qualche pezzettino, poi ne ho già preparate da poter inserire. Allora, pronti qua. Le striscioline non facciamole proprio sottilissime, perché comunque deve rimanere una sorta di bastoncino. Anche se qualcuna vi viene irregolare, non succede nulla. Altrimenti, se volete essere più precisi, diciamo, eliminate la parte più esterna e tagliate, utilizzate questa parte più dritta, però insomma sono carine anche se non sono perfettamente regolari. E quindi il lavoretto più complicato è quello di tagliare queste striscioline. Una volta che le avete tagliate, siete già a buon punto dell'opera. Ecco qua, vi faccio vedere più o meno la dimensione di queste striscioline. Direi di non superare questa larghezza. Allora, adesso le aggiungo queste qui che ho già tagliato, così insomma non vi diventa noiosa la diretta. Ok, allora da questa parte ritorniamo. Qui avevamo messo appunto l'acqua e lo zucchero. Adesso inserisco le scorzette, prendo un cucchiaio, gli do una bella mescolata e le facciamo bollire. Facciamo bollire per circa un 15 minuti.
fino a che praticamente vi risultano un po' caramellate. Sicuramente vi resta un pochino di liquido che io normalmente poi utilizzo magari per decorare qualche dolce o comunque da utilizzare in qualche gelato, mousse che magari mi capita di fare. Ok, quindi noi lasciamo le nostre scorzette a bollire 15 minuti. Nel frattempo verifico se il cioccolato si è sciolto abbastanza. Sì, direi che siamo a buon punto. Vi salto questo passaggio dei 15 minuti per accelerarvi, giusto per non intrattenervi, perché vi ho già preparato su questa pentolina delle scorzette che ho fatto prima, che così evitiamo diciamo la parte più lunga del tempo. Allora, a questo punto, eccoci qua, ci prepariamo con aspetta che inquadriamo bene, ci prendiamo un piattino e ci mettiamo tutte quante queste scorzette che abbiamo fatto. Allora, dopo ve le mostro un pochino da vicino. Chiaramente vi risultano un po' gelatinose, un po' scivolose poi al tatto, però io normalmente cosa faccio? Non le faccio asciugare, perché comunque poi una volta che le ho ricoperte le posiziono in frigo, quindi le faccio, le metto su un piatto in modo che così le divido un pochino e poi comincio a ricoprirle. Ecco qua, vi faccio vedere come risultano. Eccoci qua. Adesso prendiamo il cioccolato, che adesso dovrebbe essere pronto. Prendo magari un qualcosina giusto per non scottarmi. Eccolo qui, ce lo prendiamo, questo vasetto di cioccolato, e lo posizioniamo qua. Siamo a buon punto. Poi prendiamo un foglietto così di carta forno. Adesso giriamo un pochino il video, scusate, ma sapete che io faccio tutto da sola, quindi devo verificare che l'inquadratura sia corretta. Quindi ci posizioniamo in questo modo col cioccolato, si vede abbastanza. Aspetta che leggiamo anche qualche messaggio, che magari c'è qualche domanda. Enrico, qualche domanda da fare? Italo, qualche curiosità? Ok, allora adesso prendiamo le scorzette così e andiamo proprio a intingerle nel cioccolato. Facciamo proprio così un'immersione e poi appoggiamo qua e le stendiamo. Vediamo adesso, forse devo allontanare un pochino. Ecco, forse così vedete meglio. E quindi ecco qui questo lavoretto molto semplice, anche divertente eventualmente da fare con i bimbi se vogliono preparare i sacchettini per i nonni e fanno un po' di dolcetti. Quindi vedete, si appoggiano qui, anche se appunto come vi dicevo sono un pochino scivolose, in realtà poi dopo posizionandole in frigorifero il cioccolato si rapprende e si solidifica anche questo zucchero che al momento trovate nella scorzetta. Ecco qui, pronto. E quindi vedete, alla fine è una cosa molto semplice, però credetemi, sono veramente deliziose a fine pasto e secondo me anche un pochino digestive. Ok, allora adesso magari ve le faccio vedere già raddensate. Ok. Adesso praticamente a questo punto queste vanno posizionate poi in frigorifero e sono pronte per l'utilizzo. Ora vi faccio vedere una volta rimaste in frigo, ecco qua il piattino da portare in tavola, vedete si è solidificato il cioccolato e si è caramellata anche la scorzetta. Sono veramente deliziose e vedo che l'apprezzano anche così quando si vuole portare qualcosina a casa. Ok, allora la nostra diretta è finita, questa diretta prenatalizia. Approfitto per farvi gli auguri ovviamente a voi e a tutte le vostre famiglie, ma poi non mancherà che faremo una diretta al giorno di Natale per salutare. Nel frattempo un abbraccio a tutti quanti. Ciao, grazie, buona serata.